Sono componente del direttivo dell'Associazione Culturale Università delle Tre Età di Frosinone, un'associazione che esiste qui da 25 anni e per questo motivo quest'anno abbiamo stampato e pubblicheremo in questi giorni questo libro che è una raccolta di memorie, ricordi e foto dei componenti che nel passato e tuttora fanno parte dell'associazione. Ogni anno, a fine anno accademico, presentiamo le opere dei vari laboratori. In questo momento, presso la Villa Comunale di Frosinone, abbiamo una rassegna di lavori di pittura, di ceramica, di acquerello e cestineria. Noi quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 160 iscritti. Abbiamo corsi che vanno dalla pittura, come ho detto poc'anzi, cestineria, abbiamo corsi di teatro, canto corale, letteratura, incontri culturali venerdì pomeriggio di solito, abbiamo anche corsi che riguardano tantissimi altri argomenti come lingue, informatica e chi più ne ha più ne metta. L'affluenza è sempre più partecipante alle nostre attività e soprattutto da parte loro siamo stimolati a fare sempre di più. Allora, qui si fanno praticamente due tipi di pittura, pittura d'olio e pittura acrilica. È una pittura che è molto legata a come uno vuole dipingere, non come è costretto a dipingere, quindi uno estrae veramente quello che ha dentro. Poi con i maestri che ci danno la mano a venire fuori da quanto sono in difficoltà. La nostra insegnante in questo momento non c'è, però vi possiamo far vedere le sue opere, in particolare questi piatti. La nostra insegnante appunto è Emanuela Neri e lei ci ha coadiuvato nella pittura su acquerello e pittura su ceramica appunto. Partiamo dalla ceramica grezza e poi con l'acrilico dipingiamo l'oggetto. Invitiamo a venire perché è veramente carino e simpatico stare anche insieme.